Quello che sto per dire è assolutamente poco noto, se non totalmente sconosciuto. Il Kaiser, Guglielmo II, fa una proposta di pace alla Gran Bretagna e questa proposta di pace viene accolta da Lloyd George, che è il primo ministro, ovviamente. Deve essere ratificata dal Parlamento. Peccato che cambia tutto, perché ci sono tre personaggi che appartengono al movimento sionista mondiale, Sykes, Witzman e Rothschild, Lord Rothschild, hanno un incontro riservato con Lord Balfour, che è il ministro degli esteri britannico. Propongono questo accordo a Balfour. Gli dicono: il Kaiser ha fatto la proposta di pace, rifiutatela. È vero che la Gran Bretagna sta perdendo la guerra, ma se date retta a noi tre, ovvero al movimento sionista mondiale, la Gran Bretagna vincerà la guerra. E che cosa gli propongono? Che cosa gli promettono a Balfour? L'entrata in guerra degli Stati Uniti, ma a una condizione non negoziabile. La Gran Bretagna si deve impegnare nel 1917, ovvero il 7 febbraio, quando c'è l'accordo, a concedere un territorio in Palestina. Nasce lì lo Stato di Israele.